Suspense. Non si può costruire giustizia senza ricerca della verità. Ma secondo Carmine Schiavone è stata la mafia. Viene trovato morto sul letto con una corda che gli serra mani, piedi e collo. È pieno di lividi e ha la mascella fratturata. È stato tutto archiviato. Noi vogliamo che venga riaperto questo fascicolo. Zona dove durante il ventennio fascista moltissimi veneti emigrarono per la bonifica agraria. Certamente ha visto qualche cosa. Su uno di quei terreni, di proprietà di un parente del boss della Camorra, Francesco Schiavone, negli anni 70 venne costruita una discarica. Certamente ha visto qualche cosa. Non dormiva Don Boschin, anche perché era malato, e di notte, dalla sua finestra, vedeva arrivare nell'impianto fusti di materiali tossici e denunciò il fatto. Una storia che fece tanto clamore e poi si spense rapidamente. Certamente ha visto qualche cosa. In realtà c'aveva ancora la pensione di 700.000 lire. Dentro un cassetto c'aveva 5 milioni liquidi che servivano per pagare i banchi della chiesa nuova. Non sono stati toccati. Quello che mancava, almeno per quello che conosco io, le agende in cui registrava tutto quello di importante che succedeva. Quindi anche i movimenti del camion.